Questo lavoro nasce da un grandissimo trauma che è stata la nascita di Zeno e da lì ho iniziato a cercare di dare senso a tutto quello che era accaduto. Ho iniziato a informarmi in maniera quasi bulimica e in realtà grazie alla BTE sono riuscita a fare ordine tra tutte le informazioni, gli approcci, i metodi per capire che cosa fosse la nascita. Perché poi è quello il grande senso ultimo, capire che la nascita è un evento integrale che va accompagnato su tutti i livelli e che è l'evento che ti mette alla prova su a che punto sei con la vita. E io con la vita non ero appunto. La nascita è un percorso fisico, stravolgente e spirituale, perché ti permette di fare i conti con la tua responsabilità. Poter mettere ordine a tutto questo mi ha permesso di capire effettivamente il ruolo dentro la vita, quindi quel ruolo di presenza costante, ma anche la capacità di fare un passo indietro e quindi la mia rinascita come figlia attraverso questo percorso, che è un percorso anche pratico, è proprio quello di fare un passo indietro e trovare il giusto posto. Così come appunto nella nascita, ognuno in una nascita che sia integrale, in una visione che sia integrale, quindi con quello sguardo integrale anche un accompagnamento che sia pratico, integrale, permette di far sì che ogni cosa sia al suo giusto posto. La madre, il figlio, il padre, il campo, tutte le persone che assistono. In concreto propongo, allora, la biotrans energetica mi ha permesso di fare appunto avere un approccio integrale, integrando proprio tutti i vari approcci, perché nella preparazione alla nascita c'è chi si prepara solo su un piano mentale, quindi solo informazioni, cosa che tendenzialmente va a generare ulteriori ansie, ulteriori preoccupazioni, o solo il corpo, quindi come preparare il corpo al momento del parto, oppure nessuna preparazione. La biotrans energetica invece ci permette di tenere insieme tutti questi aspetti in una visione appunto integrale, lavorando su tutti i livelli, e quindi quello che propongo sono degli incontri di accompagnamento che passano da l'hypnobirthing, che si basa sulle neuroscienze, sulle pratiche di respirazione e di rilassamento. Quindi passo da, come dire, fornire informazioni a lavorare sul corpo, ma anche permettere ai genitori di riconoscere il campo in cui sono immersi, quindi riconoscere le forze che abitano dentro di loro, che stanno agendo anche se loro non ne sono consapevoli, e il percorso di consapevolezza per questi genitori è proprio permetterli di accorgersi di questo e di soprattutto prendersi la responsabilità del loro essere genitori. E il loro essere genitori non nasce nel momento in cui nasce un bambino, ma nasce nel momento in cui lo stanno pensando questo bambino. Quindi hanno una serie di scelte, no? Uno dei nostri pilastri della trasformazione è non delegare, responsabilità. E quindi attraverso appunto anche diverse pratiche della biotrans energetica, come può essere i tocchi, i soffi, stella nel cuore, via dicendo, il lavoro finale è proprio quello di renderli responsabili, protagonisti attivi di quello che stanno facendo, dell'evento che stanno vivendo, che poi si traduce in essere protagonisti della propria vita.